sempre con questa vostra partecipazione così sentita e numerosa a questo nuovo convegno, che è il 16° della Fondazione Europa Prossima ha organizzato qui a Pescara. E questa sera ci ritroviamo su un tema che forse appartiene proprio allo stesso modo di essere, alla stessa, direi, ragione sociale della Fondazione Europa Prossima, cioè che è una riflessione sull'Europa, su quello snodo centrale che è la cittadinanza e le regole e la stessa natura di una democrazia in Europa. Questo perché l'argomento è divenuto negli ultimi tempi particolarmente controverso e centrale nel dibattito pubblico. L'Europa, da argomento diciamo favorevole, negli studi anglosassoni sarebbe parlata di una sorta di hurrah word, cioè di quelle parole che si incitano per far scattare l'applauso. Ricordiamo che l'Italia addirittura è stata una tassa per l'Europa. Ora, in genere, quando si sceglie qualcosa per far fare qualcosa che per la gente di cattivo, cioè per dare del denaro, ma si fa per l'Europa, vuol dire che quel qualcosa era sentito come un fatto importante, centrale, qualcosa in cui riconoscersi. E appunto si è passati da questa fase di esaltazione, di valorizzazione dell'Europa a un momento in cui l'Europa viene spesso portata sul banco degli imputati e in molte nazioni europee l'Europa viene mal giudicata. Ci sono molti movimenti politici che fanno la ragione del loro consenso nella discussione dell'Europa, o forse meglio di questa Europa. Quindi è evidente che anche per via della nota situazione della crisi economica e politica del continente all'interno di quella più globale, che c'è qualcosa da rivedere e qualcosa da approfondire per farsi della costruzione europea e appunto di questa Europa. E allora abbiamo pensato di organizzare un incontro per far parlare specialisti di aree differenti che possano aiutarci a ritrovare un po' un bandolo di questa matassa così aggrovigliata, per capire dove forse si è intrecciato il cammino e da dove è possibile ripartire, con quali rimedi, per far tornare a essere l'Europa un orizzonte di futuro, di benessere, di speranza, appunto per noi italiani, in primo luogo europei in generale, anche perché una cosa che è certa e sicura è che in un contesto mondiale che conosce lo sviluppo di paesi che prima non avevano alcun popolo, noi senza l'Europa non abbiamo realmente grandi prospettive. Però la Fondazione ha chiamato attorno a questo tavolo, dicevo, degli specialisti di campi differenti, che adesso vi introduco brevemente e poi tornerò man mano che darò loro la parola. In primo luogo due storici, due sensibilità diverse, proprio per aiutarci a accogliere le ragioni del cammino che c'è stato. Stefano Tenchese, che è il direttore del Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, e Gaetano Bonetta, storico di formazione ma pedagogista, quindi con una particolare attenzione al discorso della formazione, quindi anche della cultura europea, che lui è direttore del Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche, Economico e Quantitative, sempre dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara. Quindi uno specialista, un esperto del diritto amministrativo, che è il professor Giacinto Della Caranea, che è professore appunto questa materia all'Università di Roma 3 ed è anche consigliere di presidenza della Corte dei Conti, e Luciano D'Alfonso, che è presidente della scuola di Regione e che per via del suo impegno di amministratore ben conosce molti dei nodi, degli inghippi in cui si è appunto ingrovigliato il percorso europeo. Quindi concluderà i nostri lavori Giuseppe De Vita, presidente del CENSIS, che è certamente uno dei più attenti conoscitori del vissuto profondo
approccio diverso ci aiuterà a indagare anche cos'è che non ha funzionato e cos'è che non funziona in questo meccanismo. Ma come vi dicevo, adesso andiamo per ordine e darei subito la parola a Stefano Tenchese. Stefano Tenchese è professore di storia contemporanea, ha dedicato molta delle sue attenzioni a figure centrali della storia europea del Novecento, sia figure che poi sono state i protagonisti della costruzione europea, penso soprattutto alla sua biografia di De Gasperi, soprattutto del giovane De Gasperi, che era deputato dell'impero austro-ungarico, quindi diciamo una piccola Europa, seppure con un orizzonte diverso, e poi è stato costruttore dell'Unione Europea, ma sia anche studioso di figure che rientrano nella sfera del dialogo europeo, o che almeno oggi sono candidate a un rapporto più stretto con l'Unione Europea. Penso in particolare al suo studio condotto negli anni sulla figura di Atatürk, come sapete il fondatore della Turchia moderna, e oltre a questo è sicuramente un riferimento per tutti gli studi sulla dimensione mediterranea tra l'Ottocento e il Novecento, cioè quello spazio in cui si incontrano Europa, Asia ed Africa, che probabilmente in parte è il grande assente della costruzione renana dell'Unione Europea, e forse, non so se lui sarà d'accordo con me, è anche questa una delle ragioni della crisi profonda che vive oggi in questo continente. Ma comunque per subito la parola, grazie. Grazie all'amico. Presunti per avermi presentato in una maniera così lusinghiera, spero di essere all'altezza. Ringrazio Luciano D'Alfonso che come sempre privilegia i toni e i temi che nell'azione politica non devono mancare, cioè il quadro culturale, i grandi riferimenti a cui tutti noi siamo chiamati a rispondere. E quando parliamo di democrazia e di Europa, ci riferiamo innanzitutto a due o a tre grandi esempi, dai quali poi alla fine prescinderemo, perché il caso italiano è molto distante da tutti e tre i canoni. Uno è la democrazia classica, no? quella greca, quella in cui i migliori dovevano governare, ma questo porta spesso a un rischio che è quello della oligarchia, che i migliori si trasformino nell'incubo invece di gente che decide senza consultare la gente, appunto, il popolo. L'altro modello per esemplificare è la democrazia di massa o popolare, il cui rischio però è stato lo sconfinamento dello Stato totalitario. E infine il modello che dovremmo esserci dato è quello della democrazia parlamentare. Io ho in mente Weimar perché l'ho un po' studiata, la repubblica che precede però Hitler, una repubblica di vetro, come l'ho chiamata io, qualcuno l'ha chiamata di cristallo, ma comunque entrambi gli elementi sono di una fragilità estrema. Il rischio della democrazia parlamentare classica è quello di degenerare, se non nel passato in una dittatura, pensiamo a Hitler dopo la democrazia di Weimar, in forme autoritarie. E direi che l'Italia non è andata anche recentemente troppo lontano da questi sconfinamenti, non certo di dittatura, ma di posizioni personali e di accesso alle cariche e ai governi, prescindendo da qualche regolina parlamentare di base. Qual è il modello che dovremmo darci? Qui sarà interessante sentire anche gli altri colleghi o un esperto come della Carolina. È secondo me la massima di Duverger, il potere par le peuple, pour le peuple, attraverso le peuple, attraverso, per e in favore del popolo. Questa sarebbe la formula mediana tra le tre democrazie che io prima evocato. Governare per il popolo, in favore del popolo e attraverso i mezzi che il popolo deve coinvolgere. E questo si traduce
nel tentativo di governare, diceva Piero Scoppola, lo riprendeva da più illustri pensatori, dal centro del sistema politico, cioè governa in modo democratico chi si attesta non al centro in senso fisico, ma al centro dell'equilibrio dei poteri, tra le estreme che devono essere, lo ricordava De Gasperi, escluse. Perché se governano le estreme la democrazia è a rischio. Ecco allora l'anomalia italiana. Il contrario, il centro è stato prevalentemente occupato da chi? Dalle forze eredi delle estreme. Questa è una teoria che Pietro Scoppola avanzava e io la riscontro, perché alla fine il governo, il regime, diciamo, italiano è caratterizzato dalla polarizzazione delle estreme che vanno ad occupare fisicamente il centro del potere, ma non fanno centro mediatore, non mediano tra le opposte sponde. Da dove deriva questa anomalia italiana nel poco tempo che mi sono dato? Anzitutto da un processo unitario strano, anomalo, più celebrato che vissuto. Un processo unitario non maturato, affrettato, concluso in una maniera dinastica e militare. Ne è venuta fuori un'unità debole, quella che la Priola chiamava precisamente uno Stato moderno ma difettivo, uno Stato che difetta delle caratteristiche essenziali di una democrazia parlamentare. Che cosa è mancata nella costruzione dell'unità italiana? È mancato quello che io definisco l'unione. L'unità c'è stata, l'Italia si è fatta bene o male, secondo me più male che bene, più per forza di Garibaldi e per diplomazia di Cavour che non per l'azione militare di Vittorio Emanuele, ma comunque si è fatta. È mancata l'unione, è mancata la capacità di unire gli italiani, quell'unione che gli italiani sentivano che non si è realizzata, l'unione democratica, quella che i grandi rifoggimentali avevano predicato, la democrazia, la giustizia, la libertà. Soffriamo ancora dei problemi che allora volevano risolvere: una scuola pubblica efficiente, una sanità per tutti, uno stato sociale capace di prevedere che possiamo anche diventare vecchi, possiamo diventare poveri, in qualche maniera ce la faremo. Poi gli stessi problemi sociali che siamo trascinati per 150 anni. Lo Stato unitario, privo di consenso, non aveva nemmeno una data celebrativa, pensate un po', non l'abbiamo trovata nemmeno il 17 marzo, che la Presidenza della Repubblica escogitò per mettere d'accordo le troppe date degli italiani, il 24 maggio, il 4 novembre, la marcia su Roma, il 20 settembre. Siamo pieni di date da celebrare, non ne abbiamo una, come una ce l'hanno gli inglesi, una ce l'hanno gli americani, una ce l'hanno i francesi, non abbiamo una data di nascita della nostra nazione, non abbiamo nemmeno un inno. Il rino di Mamelico non è il vino italiano che era l'inno di Savoia, ma forse il vino di Garibaldi sarebbe stato meglio. Insomma, manca qualcosa, manca la memoria condivisa in Italia. Ci siamo sempre spaccati in due, napoletani contro i montesi, briganti contro bersaglieri, fascisti contro partigiani, missini contro comunisti, tutti esclusi da questo processo unitario. Insomma, la vecchia nazione non è mai diventata stato moderno, ma uno stato difettivo. E la lunga zona grigia tra resistenti e repubblichini, l'8 settembre, quando il re è scappato da queste parti per imbarcarsi ad Ortona sulla baionetta e salvare lui e la regina, con esso muore, dice Galli della Loggia, lo Stato. Ma quale Stato, quale patria muore? La patria che non aveva unito gli italiani. Era l'unità dei Gattopardi, dove tutto cambia perché nulla cambi. Era lo Stato dei connubi, del trasformismo, e guardate, nulla è cambiato. Era lo Stato che Francesco Luigi Ferrari diceva essersi dotato della legge elettorale più retriva d'Europa. E qual era quella legge elettorale più retriva d'Europa? Il collegio uninominale, quello di cui ancora oggi mi permetto di dire soffriamo. La lunga dittatura parlamentare che caratterizza il Regno d'Italia caratterizza alcuni tratti che ancora ci portiamo dietro, e mi permetto di parlare da storico. Manca all'Italia una vera destra conservatrice europea costituzionale, non l'abbiamo mai avuta. Abbiamo avuto il fascismo, che è una destra becera, volgare, violenta. Tranne Sonnino, forse, non abbiamo mai avuto, da Sonnino a Berlusconi, mi permetto di dire, non abbiamo mai avuto una destra autentica, europea, capace di dialogare con la sinistra democratica. Ce la siamo inventata con Berlusconi, ma i risultati sono stati piuttosto risibili, se non qualche volta indecenti.
Manca anche una sinistra democratica che da Gramsci a Bersani, in paragone a Visconti troppo stridente, o forse a Renzi, anche questa non riesce a darsi una sua dimensione. E la fallita evoluzione di una reazione populista, della destra populista, da Mussolini a fine, ha fatto la fine che ha fatto con la scomparsa addirittura dei simboli che qualcuno oggi favoleggia con i fratelli di Brenner. Che cosa prevale? Prevale la democrazia dei partiti, la partitocrazia, partiti che si fanno mediatori sociali, partiti che si fanno Stato, che degenerano, e il partito diventa tutto, è la partitocrazia in cui degenera il tentativo di tanti, di illustri statistiche. Concludendo, noi dobbiamo far crescere questa Italia e abbiamo bisogno di gente che ci faccia credere, come Luciano D'Alfonso, in questo cambiamento. Per passare da quella condizione, da sudditanza a cittadinanza, che è il tema della nostra giornata, c'è un'evoluzione annunciata di questa promozione dei sudditi a cittadini, ed è il 1848. Speranze del 48, che però naufragano con l'unità d'Italia. Vengono rinviate dallo Stato liberale, vengono calpestate dal regime fascista, vengono cristallizzate, nonostante De Gasperi, dall'ADC. E allora che cosa ci si prospetta oggi? Il ritorno ad una sudditanza, ad una democrazia, tra virgolette, guidata o decidente, come un mio amico storico impegnato in politica non molto tempo fa, escogitando la democrazia decidente, ci preoccupa molto questo aggettivo, la democrazia decidente che decida, la democrazia è la decisione di tutti, non può essere presa da qualcuno soltanto. Allora l'invenzione della nazione, che implica la scomunica dei perdenti e dei diversi, i napoletani ieri, i fascisti l'altro ieri, oggi chissà chi, ci porta alla mente alcune considerazioni di personaggi dimenticati dalla storia. Penso a Pasquale Turiello, che ci diceva che l'Italia non si fa se non si disfano le sette, le clientele, se non si promuovono liberi legami tra popolo e Stato. O a Pietro Verdi, quando diceva che mancano in Italia le idee comuni nate da comuni interessi. O a Carlo Cattaneo, quando diceva che senza le storie, senza le atlanti, senza le grammatiche della vita civile, mancano gli strumenti per conoscersi e per capire. Allora gli equivoci di oggi, dell'uninominale abbiamo parlato, che è il sistema delle borghesie oligopoliste, non è il sistema democratico, il proporzionale era sicuramente più espressivo sotto questo termine. L'altro mito è il bipartitismo, il modello britannico, che non è adatto all'Italia dei campanili, dove ognuno di noi la pensa diversamente da quello che gli sta a fianco, ma è bene che sia così. L'Italia dei sondaggi, forse perfino di altre manifestazioni. Allora occorre che cosa? E concludo davvero. Ritornare all'idea della rappresentanza politica come ci ha insegnato Luigi Sturzo e come De Gasperi ha parlato, all'idea del mandato da rispettare, al recupero dell'identità nella diversità, delle politiche decentrate di fronte al centralismo feroce che ci viene proposto, penso alla legge Gelmini per l'università, giusto per non citare un caso che mi interessa, tornare alla moralità della politica. E infine il senso del dovere civico. Diceva Massimo D'Azeglio, che non nutra le mie simpatie francamente, però è stato un grande, che l'Italia voleva diventare nuova, ma gli italiani volevano rimanere vecchi, non volevano cambiare. Perché fare il proprio dovere di cittadini, diceva D'Azeglio, in quel famoso passo, quando dice fatta l'Italia bisogna fare gli italiani, poi dobbiamo leggere tutto quel passo, perché dice fare i cittadini significa realizzare il senso del dovere e fare capire ai cittadini che il dovere è spesso fastidioso, ignorato, avvilente, non è facile, ma è il dovere perché è il dovere, e dice D'Azeglio, non perché frutta, ma perché è semplicemente il dovere, e per questo bisogna riformare uno Stato cominciando a riformare se stessi. Presutti ha ricordato qualche studio di frontiera che ho fatto su De Gasperi. Dico di frontiera perché De Gasperi con Adenauer e Schumann erano tre uomini veramente di frontiera. De Gasperi era vissuto in Trentino, lo ricordava prima Marco, sotto l'Austria-Ungheria, quindi aveva conosciuto il conflitto tra italiani ed austriaci e crucchi. Schumann era uomo dell'Alsasia-Lorena, quindi una regione sempre presa tra francesi e tedeschi. E Adenauer era uomo del Reno, proprio anche lui al confine tra Francia.
schiera della diversità e del conflitto che ne consegue è venuta fuori via d'Europa. Quindi forse bisogna recuperare quel senso della frontiera, e per questo noi ci rivolgiamo a chi riteniamo bene ci rappresenterà anche in questi portali ideali che sono struttura delle nostre istituzioni politiche. Grazie. Stefano Pinchese nella sua relazione ci ha fatto cogliere anche l'importanza del valore culturale e valoriale nel fare l'Italia e nel fare l'Europa. E allora questo secondo me è un ottimo punto di partenza per legarci al discorso che ci farà Stefano Bonetta, che appunto dalla sua formazione di base di storico contemporaneista ha sviluppato negli anni un'attenzione, direi prevalente, se non esclusiva, ai problemi della scuola e della formazione in genere. Su questo, in effetti, si può osservare una cosa. Nel generale discredito di cui oggi godono alcune delle istituzioni comunitarie, c'è un punto, c'è un elemento che ha certamente funzionato, qualcosa che piace. Ed è appunto la politica per l'istruzione e per la formazione. C'è qualcosa che viene visto in maniera positiva, l'Erasmus ad esempio, perché è quella più famosa, è quella che permette ai nostri giovani di andare in un paese comunitario a completare la loro formazione universitaria, ma ci sono politiche che hanno altri nomi, altri pensatori, altri progetti per la scuola e anche per il seguito della formazione universitaria. Quella è un'Europa che ha funzionato, quindi probabilmente la formazione è un settore avanzato della costruzione europea e su questo qui tutto la cosa. Bene, buonasera, anche io ringrazio l'organizzazione per l'importanza del convegno e per l'onore che mi ha dato di partecipare. E anche io sarò telegrafico, o quasi, e intenderò lasciare solamente alcune idee di riflessione al pubblico che così gentilmente vorrà concedere me l'attenzione. E due o tre idee che riguardano un problema che ritengo di particolare interesse oggi, ma ancora che mi suonano le parole, le immagini e i reportage giornalistici televisivi di ieri sul congresso svoltosi a Fiuggi da parte dei Fratelli d'Italia. Lì non c'erano riflessioni sulle criticità del processo europeista, eccetera, eccetera, ma c'era un anti-europeismo viscerale quasi, toccato con mano, per cui alla luce appunto dell'impegno odierno mi sono lasciato inevitabilmente atterrire da quelle, diciamo così, da quelle istanze appunto di un vetero nazionalismo molto, come dire, insulso e quindi di una istanza morale aggressiva nei riguardi del tentativo dell'integrazione europea. Ora, l'integrazione europea, dobbiamo dircelo, sta segnando il passo e dopo Maastricht, diciamo così, c'è stata una lenta discesa, per cui oggi, per le note vicende che sappiamo, per la congiuntura economica veramente così depressiva, eccetera, eccetera, e noi effettivamente rischiamo di non farcela a portare avanti il progetto europeo. Non ce la facciamo per quale motivo? Perché probabilmente sono stati commessi degli errori, oppure casualmente si sono determinate delle condizioni per cui la fluidità prevista, presunta e auspicata non c'è stata. Cosa non ha funzionato e cosa non funziona? Ecco, a mio parere non ha funzionato la strategia che definirei di tipo politicistica, nel senso che, sembra paradossale, e un po' la mia riflessione è fondata su questi paradossi, e paradosso poi fra le altre cose è molto utilizzato concettualmente in molti titoli, ricordo una relazione al
manuale del Cenzis costruita sul paradosso, c'era, e per cui come dire, forse è un, come dire, una motivazione inconscia che mi ha portato a riflettere sul paradosso della presenza del nostro presidente del Cenzis. Ecco, questa mia riflessione è tutta fondata sul paradosso. Perché il paradosso? Perché l'unione politica che europea attraverso la creazione di una fantomatica identità politica europea non si sta realizzando per colpa della politica. Cioè la questione politica, la dimensione politica è quella dimensione che oggi non si adatta, non è quella giusta per pervenire all'identità, alla costruzione dell'identità europea. Appunto è paradossale che ciò avvenga, ma è così, ed è altrettanto paradossale il fatto che l'identità non può essere il fine dell'Europa, il fine della creazione dell'Europa, bensì deve essere il mezzo per creare l'Europa, per fare l'Europa. Ecco, questo a mio parere è il punto chiave per intendere il, come dire, il rallentamento e per intendere i rischi che si corrono. Perché il progetto politico della creazione di una identità è fallito? È fallito perché quelle che vengono chiamate le due maggiori, definite le due maggiori teorie di avvicinamento all'identità europea, vale a dire la teoria del cosiddetto patriottismo costituzionale, così definita da Jürgen Habermas, e quella del nazionalismo repubblicano, hanno in un certo qual modo fallito, non sono riusciti a raccogliere, a convogliare e a motivare certe istanze politiche. La prima, quella del patriottismo costituzionale, diceva sostanzialmente che era assolutamente impossibile pensare ad uno Stato Europa, perché poi il paradigma quale è sempre stato? È quello di, in un certo qual modo, ipertrofizzare lo Stato-Nazione. Quindi l'idea di fare uno Stato Europa comunque sempre nazione. Non è riuscito a pensare ad uno Stato che non fosse nazione, anche se nazione Europa. E quindi al massimo ha pensato alla realizzazione di uno Stato federale, ma di una federazione alquanto imprecisata. Il nazionalismo repubblicano, forte dell'idea che la dinamica, la struttura democratica, quindi repubblicana, potesse nascere solo in una nazione, non ha pensato neanche che ci potesse essere l'universalità di uno Stato che non fosse quello nazionale. Per cui impossibilità di trascendere, diciamo così, dalla condizione di Stato-nazione, ci si è fermati e ci si ferma tuttora ai tentativi di aggregazione degli Stati-nazione. Ecco, a mio parere, come poi del resto è evidente e a parere di molti, ciò è destinato a fallire. Un progetto fondato sulla perpetuazione dello Stato-nazione variamente declinato porterà inevitabilmente all'abbandono dell'idea e quindi della realizzazione dell'Europa, di quella Europa che ora serve. Ma quali sono le ragioni che ancora ci fanno insistere pervicacemente in tale direzione? A mio parere le ragioni non sono solamente politiche, sono anche e principalmente di ordine politico, di cultura politica, di una cultura politica che è comunque vecchia, anacronistica, non adeguata ai tempi e alle necessità. Cultura politica che va a fondarsi su una cultura più generale che è decisamente sincronica a quelle che sono le finalità di quella politica, perché la politica
europea che si tenta di elaborare è una politica finalistica, cioè è una idea politica creata in maniera intellettualistica senza la considerazione degli obiettivi reali. Quindi è pensata e realizzata solamente in maniera quasi teleologica, cioè per il raggiungimento di un fine che io presuppongo indipendentemente dalla realtà. Ecco, allora, cosa fare per invertire? Cosa fare per dare nuova carica alternativa e per far riprendere quel processo? Bisogna abbandonare in una prima fase, diciamo così, la dimensione politica, perché l'identità europea oggi non ha bisogno della politicità, della eticità politica di un tempo che era necessaria per costruire le coscienze, per costruire la democrazia e per costruire la cittadinanza. Oggi è necessario che la cultura europea venga costruita su ciò che lega e non su ciò che divide. Infatti, le espressioni politiche della nostra Europa oggi sono variamente declinate e sono politiche che dividono, politiche che non possono mai unire. Noi invece abbiamo qualcosa, noi abbiamo bisogno di qualcosa che unisca, e questo qualcosa che unisca oggi altro non è che ciò che ha unito, ciò che rende l'idea di Europa, di civiltà occidentale, vale a dire la cultura e la scienza. Queste sono le due cose che, chiamiamole cose, sono le due dimensioni della esistenza di quella che definiamo civiltà occidentale, che sono comuni a tutta l'area di interesse politico che chiamiamo Europa e che vogliamo costruire e fare diventare, fra virgolette, una nazione unita. Quindi, sulla diffusione della cultura, sulla creazione di una, o per meglio dire, e nella consapevolezza, nella riacquisizione, nella valorizzazione della cultura e delle scienze, che noi possiamo recuperare e sviluppare il tessuto necessario per l'Europa del futuro. Cultura e scienze che sono ciò che legano, sono ciò che essendo senza confini, senza frontiere, riescono a dare quel magma necessario per creare una, sempre fra virgolette, un popolo unito, un popolo che condivide, un popolo che democraticamente esprime una medesima cittadinanza. Se non si perviene a questa convinzione, vale dire alla convinzione che la creazione di basi antropologiche, culturali, comuni, che già esistono, ecco, senza questa rivalorizzazione, senza questo ritorno alla cultura, senza il ritorno alle scienze, è realmente impossibile creare quella coscienza che poi diventa politica, che è la sola in grado di, appunto, determinare una volontà, diciamo così, di costituzione giuridica e politica della nuova Europa. In tal senso sarebbe necessario intraprendere processi di socializzazione culturale nuovi e orientati in tale direzione. E in questo caso necessarie dovrebbero essere tutte le articolazioni, le istituzioni del sistema formativo che, ai noi, qui in Italia, ma come anche in altre parti d'Europa, non manifesta segni di buonissima salute. I sistemi formativi lasciano un po' tutti a desiderare, perché appunto probabilmente l'offerta dei sistemi formativi è un'offerta che viaggia sopra i bisogni necessari, e i bisogni necessari dell'Europa oggi sono quelli di creare quella struttura culturale di base che
che serve per edificare qualcosa di nuovo. Ecco, quindi, e chiudo perché forse ho preso parecchio tempo, e vorrei ribadire e portare l'attenzione di voi tutti sulla necessità di fare l'Europa con ciò che unisce e non con ciò che divide. La cultura e le scienze sono le uniche dimensioni della nostra esistenza, e dimensioni che si sono a loro volta, come dire, alimentate di una più generale dimensione religiosa e morale, che è quella cristiana, e che ha caratterizzato in una maniera ben precisa questo grande bacino planetario che chiamiamo appunto area occidentale. Ecco, queste due dimensioni senza frontiere sono le sole che ci possono dare una Europa senza confini. Grazie. Grazie alla sottoponente per questo inquadramento sulla necessità dell'uso sempre più rilevante della risorsa culturale per fare l'Europa, ma d'altra parte stavo pensando prima che in effetti, tutto sommato, l'Europa è un discutibile concetto geografico, tutto sommato l'Europa è fin dalla sua nascita una costruzione culturale ed è proprio questo ciò che l'ha caratterizzata in tutto il suo tempo, e c'è stata proprio una generazione di persone che hanno seguito questo ideale, questo valore, e penso in questo al libro di Lord Arendorf, Erasmiani, intellettuali europei di fronte al totalitarismo, che è proprio un'indicazione di una costruzione europea nel momento più tragico di questa storia. Noi forse abbiamo ereditato nel farsi poi dell'Unione Europea quel modello e quella successione perseguita in anni difficili anche sulla pelle di quelle persone. Tuttavia è il dubbio, lo diceva esempio un importante giornalista italiano, Massimo Nava, dice: l'Europa era un sogno, adesso è diventato un insieme di regole spesso incomprensibili. E lo dice recensendo un libro importante pubblicato da poco di Martin Schulz, che è intitolato Il gigante incatenato. Martin Schulz, come saprete, è il presidente del Parlamento europeo, probabilmente anche in vista delle elezioni ha scritto questo libro, però non è un libro d'occasione, perché fa un po' il punto su quello che oggi è l'Europa, sui rischi reali che il continente avrebbe se si tornasse indietro rispetto a questo processo di costruzione, ma riconosce anche con la sensibilità dell'uomo politico che ha vissuto una lunga stagione nelle istituzioni europee quello che manca e quello che deve accadere. Allora, forse è il momento, diciamo, dopo queste ampie retrospettive generali sull'idea d'Europa e sulla sua storia, di entrare un po' nel merito di quella che è l'Europa delle regole, che purtroppo sembra proprio quella sul banco degli imputati. E io vi devo dire che non solo per dovere di ospitalità, noi abbiamo la fortuna di avere a questo tavolo uno dei massimi esperti questa questione, perché Giacinto della Canea negli anni si è dedicato principalmente a questo. Ricordo solo alcune delle sue monografie, dai principi dell'amministrazione europea, un testo dedicato alla complessità dell'Europa, proprio nel titolo, quando dice l'Unione Europea un ordinamento composito. E allora credo che forse lui è il solo che ci può aiutare a capirci qualcosa. Cosa non va negli ordinamenti dell'Unione Europea? Grazie. Grazie. Io vorrei subito. Grazie. Vorrei dire subito, sicuramente non il solo. In un dialogo è possibile, assumendo diverse parti, riuscire insieme a quantomeno fare un po' di chiarezza. Io ho ascoltato con interesse gli interventi che mi hanno preceduto, i quali hanno segnalato un clima di sfiducia, di discredito, si è detto, che circonda le istituzioni dell'Unione Europea.
Io vi dico che vorrei proporre un'opinione molto diversa, non rispetto agli interventi che mi hanno preceduto, non tanto rispetto a quegli interventi, ma rispetto alle voci critiche generose, non sempre ben informate, che nel nostro paese si sentono sempre più spesso in questo periodo nei confronti dell'Unione. Per farlo io vorrei toccare tre punti, quindi vorrei provare a trattenermi su tre punti distinti e collegati da una conclusione finale. Il primo punto è il seguente. I relatori precedenti hanno illustrato molto bene quella che è la storia delle idee. Io vorrei provare invece, soprattutto per il pubblico che ci segue, a fare un po' di storia dei fatti, delle istituzioni, cioè vorrei provare a ricordare che cosa ha significato in concreto per i cittadini la Comunità Europea, nell'arco dell'ultimo trentennio. Questo ovviamente per sommi capi. Il secondo punto che vorrei trattare, e qui davvero è in senso fortemente critico rispetto all'opinione che veniva ricordata dal relatore che mi ha preceduto, io vorrei provare a sostenere che sia sbagliato addossare all'Unione Europea dei problemi che sono in realtà tipicamente italiani. Cioè sosterrò la tesi che nel dibattito pubblico italiano si addossano all'Unione Europea delle colpe che in realtà sono della politica squisitamente italiana. In terzo luogo, infine, e in modo più breve, vorrei provare a trarne alcune indicazioni relativamente al problema della cittadinanza dell'Unione Europea, sulla quale condivido molto quello che si è detto prima, cioè che si tratta di un progetto culturale di lungo periodo, e su quale però va fatto chiarezza, perché quando si parla di cittadinanza bisogna sempre tenere presente che c'è un lato, che è il lato dei diritti, ma che c'è anche un altro lato importante che non va trascurato, che è il lato dei doveri. Allora, dal mio punto di vista, curiosamente, coloro che oggi criticano l'Unione Europea dimenticano di ricordare al pubblico italiano al quale si rivolgono quali erano i motivi per i quali il nostro paese, quella di Gasperi, che raccolse la proposta resa pubblica da Robert Schuman, in realtà elaborata da Jean Monnet, che era il vero fondatore del progetto iniziale, perché costruimmo nella primavera del 50 questo progetto? Va ricordato che l'Europa all'epoca era da poco uscita da un conflitto distruttivo non solo dal punto di vista materiale, ma anche dal punto di vista morale. Era un'Europa che aveva avuto l'olocausto, che aveva visto perdite umane molto consistenti, che aveva visto intere schiere di cittadini perdere la cittadinanza e con essa ogni diritto. Allora, rispetto a quella situazione, Monnet reagì proponendo due grandi obiettivi: pace e benessere. Pace tra i popoli europei, benessere per tutti i cittadini europei. Quel progetto Monnet lo portò avanti con delle istituzioni limitate inizialmente, poi con la Comunità Europea, poi con l'Unione Europea. Io vorrei ricordare al nostro pubblico soltanto quattro grandi risultati ottenuti dalle istituzioni dell'Unione Europea, per poterla giudicare non soltanto sulla base di ciò che noi vorremmo oggi, ma di ciò che si è fatto nei decenni trascorsi. La prima: nella Comunità Europea, nell'Unione, non c'è mai più stata alcuna guerra. Noi eravamo abituati a conflitti tra la Francia e la Germania, tra noi e l'Austria. Non vi è più stata guerra nei nostri conflitti, perché ci sono stati dei conflitti al di fuori, per esempio i terribili conflitti dei Balcani, ma in Europa occidentale, come diceva, mai più nessun conflitto. È un patrimonio che non possiamo dare per scontato, guardando ciò che accade intorno a noi. Il secondo risultato, lo si ricordava prima, la libera circolazione non soltanto degli studenti, ma dei lavoratori, delle loro famiglie. Pensate a tutti gli italiani che lavoravano in Francia, in Belgio, in Germania, che soltanto grazie alla Comunità Europea hanno avuto una tutela come lavoratori piena, paragonabile a quella dei lavoratori tedeschi, francesi e belgi. Non sono risultati che si possono considerare scontati, sono risultati che hanno fatto la differenza nella vita dei nostri concittadini all'estero. Pensate ad un terzo importante risultato, la moneta unica. Oggi criticata con argomenti sovente pretestuosi, se non basati su disinformazione.
La moneta unica ha consentito a tutti noi di poter viaggiare in altri paesi senza pagare il costo per il cambio delle banconote, per il cambio del denaro. Ci consente di confrontare i risultati dei nostri amministratori con quelli di altri paesi. La moneta unica, contrariamente a quello che si dice, ha consentito a questo paese, in un periodo in cui purtroppo per via della crisi economica e finanziaria i bilanci pubblici sono stati esposti anche alla speculazione finanziaria internazionale, ci ha dato la rete di protezione della Banca Centrale Europea. Senza la politica della Banca Centrale Europea di protezione illimitata dei nostri debiti, chi avrebbe comprato i titoli di Stato italiani che le banche tedesche e le banche di altri paesi avevano cominciato a svendere? Noi non possiamo controllare questi risultati. Questi sono i dati del mondo reale. Chi traspone questi risultati? Chi traspone ciò che si diceva per gli studenti? Pensate ad Erasmus. Erasmus non ha significato soltanto la possibilità di trascorrere qualche mese in un altro paese magari meglio amministrato del nostro. Ha comportato la possibilità di tornare a trascorrere una parte del curriculum di studi in altri atenei, come accadeva prima che lo Stato nazionale si consolidasse nell'Ottocento. Ha ripristinato la libertà degli studenti e degli studiosi, che è un tratto tipico dell'Europa. Ora, vedete, questi quattro risultati che ho scelto tra i punti che si possono ricordare, ci servono per capire che l'Europa ha consentito a tutti noi di raggiungere risultati che nessuno Stato nazionale da solo avrebbe mai potuto conseguire. Noi potremmo mai andare a negoziare, noi italiani, con la Cina o con la Russia, trattati commerciali alla pari? Non ha senso comune. È soltanto se l'Europa parla con una sola voce che è in grado di negoziare con le grandi potenze commerciali accordi alla pari. Quindi l'Europa per noi non è un vincolo, come pure spesso si è detto, è l'unico modo per poter consentire al nostro paese di continuare ad avere delle politiche all'altezza delle nostre aspettative. Questo è il dato reale. Le istituzioni dell'Unione hanno dato forza a un paese che aveva una particolare debolezza istituzionale come l'Italia. Ma se è così, e passo quindi al secondo punto, se è così, cioè se le istituzioni sono il punto di forza dell'Unione Europea, perché, come hanno detto i relatori che mi hanno preceduto, vi sono fenomeni di disaffezione per le istituzioni europee? Perché c'è il discredito delle istituzioni dell'Unione? Ora, io penso che qui si debbano considerare due aspetti. Il primo è un uso strumentale che molti esponenti politici hanno fatto dell'Unione Europea, soprattutto negli ultimi anni, e il secondo è invece un problema reale che riguarda la democrazia nazionale. Ora, dal mio punto di vista, io penso che in un dibattito di questo tipo si debbano anche vedere le verità scomode. Non è l'Unione Europea che ci impone di ridurre il nostro debito pubblico. Siamo noi che abbiamo bisogno di ridurre il nostro debito pubblico, perché non ci consente quell'immane lascito di scelte sbagliate fatte nel passato, non ci consente di destinare risorse, per esempio, per gli investimenti nell'istruzione e nella ricerca. Non ci consente di fare investimenti in cui abbiamo un grande bisogno nelle ferrovie o nelle reti di comunicazione elettronica a banda larga, quelli che gli altri paesi meglio amministrati riescono a fare. Ora, da questo punto di vista, a me pare che si debba dire con molta chiarezza che quando si è detto cittadini europei, sempre della bassa per l'Europa, è importante, quando si è detto questo paese non si può permettere di restare fuori dall'Unione Economica Monetaria e si è spiegato con chiarezza ciò che noi vi chiediamo è un sacrificio, ma è un sacrificio che verrà ricompensato nell'arco di alcuni anni, i cittadini italiani hanno capito. Guardate, il successo che noi abbiamo ottenuto nella seconda metà degli anni 90 del XX secolo, con un avanzo primario che non ha uguali in Europa, cioè si sono raccolte tasse molto di più di quanto si desse in servizi. Noi tutti abbiamo pagato in parte per le scelte sbagliate fatte dalla generazione precedente e in parte per lasciare ai nostri figli qualcosa di meglio di quello che ci sono là.
Questo i cittadini, quando ricevono un programma politico chiaro che dica c'è una meta, questa meta è nell'interesse collettivo e per questo vale la pena di fare sacrifici, questo i cittadini italiani sono perfettamente in grado di capirlo, lo hanno capito, lo hanno dimostrato. Quello che non si può, quello che non si deve fare è invece dire in modo qualunquista, disinformato, populista, usciamo pure dall'euro, staremo molto meglio. Cosa dovrebbe dire? Tornare a fare svalutazioni competitive rispetto agli altri paesi? Esporci al rischio di distorsioni commerciali con gli altri paesi? Indebolire essi con l'economia francese e tedesca, le economie con le quali noi abbiamo un maggiore interscambio commerciale? Questa non è una buona politica. Questa può essere una politica che può far prendere consensi nel breve periodo per pochi mesi, ma poi ci si risveglia. Poi bisogna tornare alla realtà, è un duro esercizio. Io credo da questo punto di vista che bisogna dire con molta franchezza che il problema è un problema non europeo, ma italiano. Farò solo un esempio per ragioni di tempo, ed è questo. Il paese che ha inventato la democrazia dei moderni, l'Inghilterra, il Regno Unito, ha riutilizzato una istituzione nella quale da tempo si era un po' perso il senso e il significato, cioè la Camera dei Lords, la Camera dei Nobili. Non ha più l'importanza che aveva in passato, ma ha acquisito una funzione importantissima sugli affari europei. Perché? Perché mentre la Camera dei Comuni si occupa delle leggi, è la Camera dei Lords che esamina tutti i progetti formulati dalle istituzioni europee, prepara dei dossier molto accurati e informa il governo e il Parlamento nel suo complesso, della Gran Bretagna, quindi anche i cittadini, circa le implicazioni per gli interessi nazionali inglesi. Ora, noi per questo dobbiamo imparare, hanno un grande senso pratico, non si perdono i disegni belli, simmetrici, razionali come quelli dei francesi. Gli inglesi hanno un problema, devono difendere i loro interessi in Europa. Come lo fanno? In due modi. Hanno un governo che negozia con efficacia, con grande capacità in Europa, e hanno la Camera dei Lords che fa tutti i controlli che servono. Noi dobbiamo prendere esempio da questo. Lo fece Cavour, che basò le nostre istituzioni sul modello inglese per quanto riguarda il livello costituzionale. Dovremmo farlo oggi. Ora, se è vero quanto vi ho detto, e cioè in primo luogo che l'Unione Europea, se guardiamo ai risultati e non soltanto ai discorsi, ha realizzato delle importanti conquiste per tutti noi europei, e se è vero che il problema della democrazia è più che altro un problema nazionale, non europeo, quindi dovremmo guardare anche italiano, e l'ultimo punto sul quale soffermarsi è: ma cosa dovrebbe fare l'Unione Europea per i suoi cittadini? Ecco, io da questo punto di vista condivido molto quello che è stato detto inizialmente dal professor Bonetta, e cioè che la costruzione del senso di identità, di appartenenza, non è una cosa che si possa realizzare in pochi anni, è un'attività di lungo periodo che richiede investimenti e per la quale occorre molta pazienza. A me pare che si debba focalizzare su un aspetto, e cioè finora l'Unione Europea ha promesso dei diritti, diritti di libera circolazione, diritto di poter votare nelle elezioni locali nel paese di residenza, il diritto di votare alle elezioni politiche, quelle per cui saremo chiamati al Parlamento Europeo. Ora forse è giunto il momento di chiedersi se si deve fare qualcosa di più, qualcosa di diverso. Se noi vogliamo che l'Europa faccia investimenti nei paesi, è giunto forse il momento di dare all'Unione delle risorse finanziarie all'altezza dell'impegno? Possiamo continuare a chiedere all'Europa senza dare all'Europa i mezzi di cui essa ha bisogno? Ora, questo è un grande tema di democrazia, vorrebbe dire dare per la prima volta nella storia delle istituzioni una imposta non allo Stato, non al Comune, non alla Regione, ma a un'istituzione sovranazionale. Su questo grande tema noi vedremo i partiti che si presenteranno al Parlamento Europeo, le scelte che emergeranno, e potremo valutare. La mia personale impressione, con questo mi avvio alle conclusioni, è che se dovesse prevalere, io non voglia, alle urne, il sentimento anti-europeo, noi non soltanto non avremo un'imposta europea, ma noi rischiamo di avere un regresso
rispetto allo stato attuale dell'integrazione europea. E qui lasciatemi dire da italiano che se un regresso avrebbe conseguenze gravi, ma non esiziali, non gravissime per paesi meglio amministrati del nostro, come la Germania o la Francia, per l'Italia avrebbe delle conseguenze gravissime. Le mie conclusioni sono le seguenti due. La prima è che in più di mezzo secolo la comunità e l'Unione hanno fornito ai cittadini dei beni pubblici che sarebbero stati irraggiungibili per i singoli stati. Non ci sarebbero riusciti noi, non ci sarebbe riuscita la Francia, non ci sarebbe riuscita neanche la Germania a quell'epoca. Quindi il patrimonio è un patrimonio che va conservato, un patrimonio che va preservato e migliorato. Però, dall'altro lato, è giunto il momento di chiedersi se si debba chiedere all'Unione di creare uno spazio pubblico, di creare delle politiche che comportano un progresso ulteriore dell'integrazione europea. La mia personale opinione è che questo progresso ci possa, ci debba essere, ma richiede un salto di qualità da parte di coloro che si presentano all'opinione pubblica per chiedere il voto. Cioè bisogna avere il coraggio di dire, come si fece più di 10 anni fa, all'epoca dell'imposta per l'Europa, con molta chiarezza, noi sappiamo che l'Unione è l'unico modo per questo Paese di essere alla pari con i principali partners europei. Però per farlo abbiamo bisogno non solo del vostro voto, ma del vostro sostegno per dare più forza all'Unione e per portarla più verso le aspettative di tutti i suoi cittadini. Vi ringrazio.